Non è mai too late per parlare di orologi e di creatività, orologi colorati che si possono anche maltrattare, presentati qui ad Omi con una grande novità. Alessandro, raccontaci questa news. Sì, Too Late appunto sta presentando, dopo 10 anni dal giorno zero dell'azienda, una riedizione del primissimo successo che fu quello che poi fece anche nascere proprio il brand e l'azienda di conseguenza, con appunto questa versione in silicone del primissimo orologio con un movimento LED che sicuramente è il meccanismo del momento in termini di ludicità, in termini di prestazione anche del far sorridere, per così dire, che è sempre stata una delle nostre peculiarità, e orologi che da sempre appunto si possono anche maltrattare, perché sono orologi innanzitutto spiritosi, ma che sono iperresistenti, assolutamente non delicati, e che possono permettere di fare il bagno al mare, piuttosto che le immersioni, piuttosto che semplicemente indossarli anche a livello urbano e divertirsi giocandoci. Questo un attimino. Qui ad Omi appunto state presentando questa riedizione che ha una caratteristica specifica, forse un pochino più maschile come ispirazione. Sì, infatti il progetto LED è stato nella precedente edizione di Omi presentato come riedizione del primissimo Too Late Original, e in questa di settembre stiamo presentando questa versione un po' più larga, un po' più per le fisicità come la mia, quindi un attimino un pochino più grandi, e che quindi permettano di avere un impatto maggiore verso il pubblico, e dall'altra parte abbiamo una serie di colorazioni che sono quelle nostre storiche, quindi dai colori fluo all'edizione Aurora invece della versione diciamo original, che è quella che si illumina al buio, che porta un po' il concetto di aurea ora, e questo è quello che ci sta dando assolutamente soddisfazione, sul quale stiamo puntando tutta questa edizione, all'insegna comunque di un'estate che ci ha dato molte soddisfazioni e che quindi concentra un po' l'attenzione di Too Late su questo progetto rispetto ai tanti che abbiamo diciamo nel paniere, che però comunque meritano meno attenzione di quello che è il LED Watch oggi.